siamo nel comune di San Roque e alle nostre spalle abbiamo il complesso nuragico di Sadomessorco. La struttura è abbastanza semplice, è ancora in corso di scavo e si compone fondamentalmente da roccia ignimbritica proveniente dalla collina che ci ospita. La collina domina quella che è l'insenatura di fronte al Golfo degli Angeli. La struttura in particolare da cosa si compone? Da una torre principale orientata verso nord, alla quale venne aggiunto successivamente un cortile con una formula definibile in maniera tecnica di nuraghe tancato. In una seconda fase alla struttura venne aggiunta una torre secondaria che potremmo riassumere più moderna rispetto a quella che è la torre arcaica. La struttura muraria la possiamo osservare direttamente. Abbiamo già preannunciato che si tratta di conci in ignimbrite rioliti. Appena sbozzati, appena lavorati, sistemati quasi ordinatamente, in filari non perfetti, non isodomi, ma in filari con macini abbastanza accostati. La parte interna, la parte a contatto dei vari macini, come tipico nel muro a sacco dell'epoca nuragica, è colmata da pietrisco e da terra. In questo punto preciso ci troviamo nel lato orientale della struttura e vediamo quello che è un ingresso ristrutturato in epoche recenti a seguito appunto delle prime indagini di scavo che ha ricevuto il complesso del Sadomessorco. Dal lato orientale del complesso, attraverso un basso ingresso che ha necessità di essere ancora scavato, abbiamo attraversato un piccolo corridoio sormontato da due grossi architravi. Nel corridoio d'ingresso abbiamo visto sulla destra che c'è una sorta di nicchia tamponata, probabilmente in antico c'era aperta una scala che saliva a livello superiore in senso antiorario. Ci troviamo nel cortile dell'originario complesso, del tancato, e possiamo vedere che sul lato orientale, ad almeno 2,5 metri, 3 metri di quota dal piano di calpestio, si apre quello che è un finestrone e probabilmente collega tramite un corridoio interno alla massa muraria con quasi l'apice della torre principale. Mentre nel lato occidentale, a tutta parete, quasi completamente, si apre una nicchia dalla sezione ogivale. Alle mie spalle, cioè nel versante settentrionale della struttura, si apre l'ingresso di quella che è la torre principale, sormontata da un'architrave abbastanza possente e poi a coronare quello che è l'architrave una finestrella di scarico che conduce luminosamente verso la torre principale. Siamo nella torre secondaria, la torre che si trova più a sud dell'intero complesso. La possiamo vedere nel suo complesso interno. Il tetto residuo a scoperchiato, anticamente era coperto a toros, i conci sono disposti nelle pareti cercando di seguire dei filari quasi ordinati, comunque i conci sono poligonali, non sono isodomi, non sono stati lavorati, sbozzati e accostati con precisione millimetrica. E
alle nostre spalle, contrapposta a noi, appunto, quello che è il corridoio d'ingresso di luce ogivale a quella che è la torre secondaria. Il corridoio d'ingresso vede nella sua parte superiore un grosso architrave sormontato da una finestrella di scarico e si contrappone a quello che è l'ingresso della torre principale. Cioè abbiamo un cortile che contrappone due torri, la secondaria e la principale, con l'ingresso sullo stesso asse dall'uno all'altro, quasi perfettamente coincidente. Troviamo nella torre principale, la torre posta più a nord di quello che è il complesso del Sadomessurco. La vediamo innanzitutto dalla pavimentazione. La pianta della camera si presenta quasi perfettamente circolare. Le pareti sono costituite da macigni di nimbrite sbozzati, poligonali, non isodomi, disposti quasi a formare dei filari, e poi pian piano l'alzato viene rastremato fino a chiudere. Tuttora la torre risulta scoperchiata, ma in antico costituiva un'unica grande sala voltata a tolos. Nel lato sud della torre si può osservare quello che è il corridoio di accesso, con una luce fortemente ogivale, sormontato da un architrave, un poderoso architrave, coronato da una finestrella di scarico. E ancora, tuttora, nella scala, in direzione nella sala in direzione sud-sud-est, si può notare quello che è un corridoio sopraelevato. Questo a farci capire sia questa torre che il cortile sono nati contemporaneamente, vediamo sopraelevato rispetto a quello che è il piano di calpestio, lo sbocco del corridoio che parte dal paramento murario del cortile in direzione est e poi attraversa tutta la massa muraria e viene ad affacciarsi qua nella torre principale. Fermiamo pochissimi secondi nel corridoio per sottolineare che non c'è né a destra né a sinistra nessuna apertura dove comunemente, genericamente, si sviluppano le rampe per salire ai piani superiori. Quindi non c'è nessun elemento particolare che ci permette di dire che questa struttura aveva più livelli sovrapposti. Per il momento possiamo apprezzare solamente il livello che stiamo occupando, cioè il piano terra e basta. Abbiamo già sottolineato precedentemente che nella massa muraria del paramento che dà verso oriente, nel punto dove si penetra nel cortile, sulla destra c'è una sorta di nicchia che ci suggerisce quasi una specie di rampa che in antico è stata colmata, è stata tamponata, come unica testimonianza appunto che ci permette di osservare una sorta di salita verso quelli che sono i livelli superiori. Se non oltre a quella specifica segnalazione non possiamo individuare, almeno nel monumento attuale, come residua nelle condizioni attuali, nessuna rampa che conduce al piano superiore.
siamo di nuovo nel lato orientale, di fronte a quello che è l'ingresso architravato, che penetra nella massa muraria ed accede al cortile della struttura. Per sottolineare che durante le ultime ristrutturazioni, cioè recentemente, quando sono state condotte le prime indagini di scavo nella struttura, è stata tamponata sopra l'architrave l'antica finestrella di scarico che ha un taglio a protometaurina, mentre l'altra, che sta ancora su, dichiara luce a forma bovina, rimane tuttora libera da qualsiasi occlusione e da qualsiasi impedimento. Per sottolineare che quella finestrella di scarico coincide con il corridoio sopraelevato che abbiamo evidenziato precedentemente, che conduce dal cortile verso la torre principale. Attorno alla struttura si sviluppa ancora l'ampio villaggio e abbiamo notato che, visto che sono disposti in maniera ordinata sul terreno, anticamente la struttura era coronata da conci in arenaria chiari, quindi anticamente si poteva osservare una struttura con una base importante di colore arancio, di color marrone, formata da ignimbriti e coronata nella parte superiore da conci in arenaria bianca, in arenaria color crema. Quindi una struttura perlomeno bicolore.